cordiale saluto di benvenuto alle telespettatrici e telespettatori del Consorzio dell'Ambiente, canale 78 del Digitale Terrestre, Roma, Lazio ed Umbria. Naturalmente poi i giovani millennials della regia mi ricordano sempre di ricordarvi che ci potete anche vedere e rivedere su www.telambiente.it, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Una puntata questa molto interessante, come sempre. Vedete subito il gradito ospite che è tornato qui con noi, un grande amico, una colonna del Consorzio Teleambiente, il dottor Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia. E naturalmente c'è anche il suo riferimento, trefiletti@indagini3.it. Puntata questa dedicata a vari temi, uno dei quali voi, quando vedrete e rivedrete in differita questa nostra trasmissione, è la parte dedicata a questa strana crisi di governo, la strana crisi di governo del bel paese, perché molte sono le indicazioni. Io qui, parlando off record con il presidente Rosario Trefiletti, ho ricordato alla stampa nazionale, pubblica e privata, che mi auguro che questa vicenda finisca come quel grande giallo di Agatha Christie, I piccoli 10 indiani. Il regista di tutta l'operazione alla fine muore suicidato e i suoi, che lui pensava nemici, torneranno vincitori. Il tema del paese Italia è questo. Vi ricordo che c'è un bel articolo editoriale, Orizzonti Politici, a firma di Barbara Spinelli. Può darsi che vinceranno gli apparati e i poteri che non hanno mai sopportato il Presidente del Consiglio, troppo indipendente, troppo lontano dai palazzi, troppo attento ai pareri dei virologi. Presidente Rosario Trefiletti, benvenuto tra di noi. Bene, ben trovati. Io sono sempre molto contento e felice addirittura di essere ospite in questa bella televisione, teleambiente, che televisione storica, e che ho avuto, diciamo così, l'onore di essere supportato da questa televisione quando mi affacciavo per le prime volte al mondo del consumerismo e anche al mondo dell'economia e della politica. Allora, questa strana crisi del bel paese, le riflessioni, ricordiamo che come sfondo, come fondale, vedete una immagine iconica, storica, l'uomo che praticamente sta portando per mano i grandi della terra. Qui è quando ha firmato ad Assisi l'enciclica Fratelli Tutti. E oggi più che mai la presenza del Santo Padre, dopo quella sua riflessione enciclica, come lì alla 55esima giornata della comunicazione sociale, è molto importante. I media non l'hanno ripresa perché lui ha detto: non pubblicate fake news, andate a vedere, verificate sul luogo, fate quella che si chiama una volta il giornalismo di inchiesta reale, conoscendo i problemi del luogo e non, vero, pensando a voi per fare soltanto lo scoop sul nulla. Presidente Rosario Trefiletti. Sì, allora, meno male, ha fatto bene, direttore Vecchio, ha fatto bene far vedere il Santo Padre, il Papa, in questo nostro inizio di discussione, anche perché lo abbinerei subito a chi attualmente sta facendo le consultazioni per questa stranissima, anzi per la verità neanche tanto strana, crisi di governo. Certo, non sarà strana, ma è una crisi di governo francamente, per me, per quanto mi riguarda, insopportabile. Perché, ripeto, prima di iniziare la mia considerazione sul governo e lo stato delle cose, meno male che nel nostro paese, anche se il Papa
ha ovviamente una copertura planetaria, però meno male che in Italia ci sono sia il Papa e anche, per quanto ci riguarda, istituzionalmente un presidente come Mattarella che sta gestendo la crisi. Detto ciò, io ribadisco che sono francamente, trovo insopportabile questa crisi. Ma come? Facciamo un attimo qualche conto economico. Oltre al conto disgraziatamente della pandemia che ci ha coinvolto, che è gravissima, che tuttora è in corso e che tanto fa male ai cittadini del nostro paese e non solo. Oltre a ciò ci sono i problemi di carattere economico. Guardi, oggi io partecipavo a una trasmissione di carattere economico nel gestore pubblico e mi sono permesso all'inizio di dire: ma guardate che basterebbe solo un dato economico per far tremare le vene e i polsi, non solamente quello dell'abbattimento molto forte del prodotto interno lordo di circa il 10%, che è una batosta incredibile, ma basterebbe citare i quasi 5 miliardi di ore di cassa integrazione che sta attraversando il mondo del lavoro, senza contare il lavoro autonomo dei professionisti e via dicendo, che è anche quello crollato. Allora, questi dati avrebbero dovuto far pesare e pensare di più soprattutto i nostri politici, che non si scherza né con la pandemia, oltretutto in una fase in cui iniziamo le vaccinazioni che ci dovrebbero portare fuori da questa situazione, anche con le problematiche che ci sono rispetto ai ritardi dei vaccini, ma anche alla situazione economica. Ma come si fa a fare stallo sul governo, sulle iniziative da prendere, sulle decisioni da prendere, in una situazione in cui ci sono questi dati economici? Ma noi non dobbiamo perdere tempo neanche di un'ora per poter discutere del recovery plan, e che meno male con un sussulto europeo c'è anche stato dato, pari a non a 209 miliardi ma a 222 miliardi per poter fare gli investimenti di rilancio del paese. Queste sono le ore e le fatiche e le cose da farsi, non sono altre. Adesso ci saranno le consultazioni, le 1000 telefonate agli amici, i 1000 interventi, oltretutto molte volte insopportabili, che ci sono in questa fase e che io trovo insopportabili, e invece di fare quello che dobbiamo fare. Io mi auguro quindi, oramai la crisi è aperta e il nostro Presidente del Consiglio è dato dal Presidente della Repubblica, ha dato le dimissioni, io mi auguro che quando ci sarà anche questa registrata in trasmissione ci sia già anche un'altra notizia, che il paese ha di nuovo un governo operante e che possa portare avanti con grande forza e determinazione la politica degli investimenti per il lavoro, altrimenti non ne usciamo più. Oltre ovviamente a tutto quello che c'è da fare in tema di pandemia, sulle vaccinazioni, anche qui una forte accelerazione. Eravamo tra i paesi europei i primi a vaccinare i cittadini e adesso possiamo anche correre il rischio, anzi lo correremo di sicuro, di non essere più in una forte posizione di graduatoria. Presidente Rogerio Trefiletti, grazie. Rimarrei su questo tema perché la regia Gianluca poi ha preparato un titolo stupendo: sempre ci siamo rifatti alla nostra gioventù. Papa Francesco batte Moratti 6-0. Questa vicenda della Lombardia che le TV nazionali pubbliche e private strombazzano proprio, come si dice, come la gran cassa, ebbene nessuno ha messo come doveva essere chiaramente in luce questa follia: dare il vaccino in base al PIL,
poi hanno fatto marcia indietro. Credo che la Lombardia sia l'esempio peggiore del governo delle regioni italiane, laddove la destrutturazione voluta dalla Lega della sanità nazionale e dove l'egoismo di questa regione sta dando il peggio di sé, come il presidente della Confindustria. Sì, non siamo né in cielo né in terra a fare dichiarazioni del genere. Sono abominevoli, non si fanno. Ma meno male, e non solo il Papa ha denunciato questa cosa, perché davanti alla malattia siamo, non solo siamo tutti uguali, io sono anche per dare più spazio e più merito rispetto a questa questione delle vaccinazioni, come giustamente si stava facendo, le persone che sono più a rischio, che sono le persone anziane, che hanno altre, altre malattie e via dicendo. Quindi sentir dire che i vaccini dovevano essere dati anche in relazione al prodotto interno lordo della regione è una cosa che non si può sentire, non si può ascoltare. E allora c'è stata la rivolta anche della cittadinanza in rete, ho letto che ci sono state le più grandi contestazioni e contrasti a queste dichiarazioni, meno male che ci sono però ce ne sono magari tante altre in rete che dovrebbero essere francamente anche qui studiate bene, sottolineate bene, perché sono proprio fuori dal mondo e fuori da ogni logica di solidarietà e che ha. Bene il Papa, bene che la cittadinanza abbia risposto, bene che il governo abbia detto non se ne parla neanche di associare il numero delle vaccinazioni al prodotto interno lordo, e francamente dimentichiamoci presto di queste battute, anche se invece sarebbe utile ricordarle e sapere da che parte e da che pulpito arrivano. Il presidente dottor Rosario Trefiletti, presidente di Centro Consumatori Italia, ha una lunga vita naturalmente passata nel sindacato, ha lavorato in fabbrica, ha sentito la realtà del posto di lavoro. Ecco, è stato uno dei fondatori del PD, poi quando è venuto quel personaggio di Rignano lui se n'è andato e adesso credo che sia tornato. Ecco, presidente, il ruolo del sindacato, cosa sta mancando nel paese in questo momento, dove dovremmo vedere una grande forza sindacale unita, naturalmente CGIL, CISL, UIL e anche gli altri sindacati, per dare quel senso nuovo, diverso, di una convergenza dell'Italia per far ricrescere questo paese come fecero tanti anni fa con quel grande patto sul lavoro. Cosa sta accadendo? Allora, premettendo che io sono sempre stato innamorato del sindacato come forza organizzata per difendere e anzi ampliare i diritti dei lavoratori. Ha fatto bene, direttore, a ricordare che ero un turnista, lavoravo in una raffineria, ho fatto l'H24 per tanti e tanti anni, almeno 15 o 20 anni. Quindi so benissimo cosa significa lavorare, girare le valvole, nel senso di far scorrere in un tubo o nell'altro i vari prodotti. Ero un capo impianto di una raffineria molto importante in Lombardia, ed è stata anche lì una grande, diciamo così, mi ha dato tanto questo lavoro, il rapporto con i lavoratori che anche loro facevano come me questo lavoro molto faticoso, non solo anche pericoloso, ma molto faticoso, e mi ha insegnato tanto. E poi il salto di qualità l'ho fatto entrando nella organizzazione sindacale e continuando lì la mia battaglia per i diritti. Quindi sono partito da questa considerazione per dire non me ne si abbia a male, ma francamente io trovo che il sindacato, quale organizzazione di milioni di lavoratori, dovrebbe essere una cosa in più che interviene in situazioni come queste della pandemia, e questo lo ha fatto, e bene, facendo gli accordi con le imprese per la sicurezza dei lavoratori. Ma santa pazienza, sull'economia
anche e forse per una disattenzione dei gestori televisivi. Quindi io do un po' colpa a tutti, anche a Teleambiente, che anche se non le ha ovviamente queste colpe, però non so quanto siano le colpe dei gestori o siano le colpe anche di chi non è con grande determinazione sul pezzo. Beh, sento poco la presenza del sindacato in una situazione come questa, nella presenza, nelle varie considerazioni da farsi e anche di prendere posizione molto forte, molto chiara rispetto alla crisi, rispetto al che fare, eccetera, eccetera. Ahimè, sono un pochino disturbato dal fatto che non ci sia un grande ruolo di una grandissima forza sociale come quella del sindacato e dei lavoratori. Teleambiente, presidente Rosario Trefiletti, trasmette quel bel servizio documentario curato, che il titolo è Work, curato dalla CGIL, dove appaiono tutti i segretari generali di categoria che ricordano quello che ha fatto la CGIL e che dovrebbe fare ancora oggi. E poi mandiamo sempre Serena, che è molto attenta alla messa in onda del Consorzio dell'Ambiente, trasmette sempre quel grande documentario Un leader in ascolto, che parla della figura di Luciano Lama. Mi faccia dire subito, non avevo dubbi. Io ho messo nella preoccupazione generale anche Teleambiente per far capire che in buona sostanza, e anche ricordare le cose che Teleambiente fa. Esatto. Ma santa pazienza, in tante trasmissioni che io vedo, dove anche sono stato, lo dico, lo so. Qualcuno penserà presuntuosamente o che altro, sono stato anche ospite fisso a Ballarò, sono stato ospite fisso in diversi talk show dove si parlava di politica, di economia. Ebbene, non vedo una presenza come quella appunto di Teleambiente, e ha fatto bene a ricordarla, è in queste trasmissioni nazionali, soprattutto del servizio pubblico e via dicendo. Ecco, ho voluto precisare questo rispetto a quello che già sapevo su Teleambiente. Rimaniamo su questo tema della crisi e l'Europa, perché sempre più centrale la figura della cancelliera Angela Merkel. E qui una riflessione del dottor Rosario Trefiletti, presidente di Centro Consumatori Italia. Oggi l'Unione Europea si trova tra la presidenza Biden, il secondo presidente democratico, e ha avuto un suo maestro, il cardinale gesuita, quindi la figura di Papa Francesco oggi è centrale anche per tagliare le ali, lo uso io in maniera molto violenta, ma il laico lo può fare, a quelle frange più revanchiste dei cattolici americani. E però poi c'è la figura anche di questa grande potenza mondiale che è la Cina, che praticamente tutti i dati dicono che fra 3 anni sarà la prima come prodotto interno lordo mondiale. Ecco, molti hanno criticato il presidente Conte per quell'apertura alla Via della Seta, ma la cancelliera Merkel ha firmato un accordo con la Cina, perché io credo che 1,5 miliardi di persone, una nazione che ha firmato accordi con l'Africa e con tutto il sud-est asiatico, non possa essere trattato da questi, lo dico io, pennivendoli come se fosse una nazione che non conta nello scenario mondiale. L'America con Biden, ci auguriamo che capisca quel suo ruolo importante, e già l'ha dimostrato rientrando nell'Organizzazione Mondiale della Sanità e affermando che deve rientrare anche nel patto per il clima. Prego, presidente Rosario Trefiletti. Sì, mi sembra che queste affermazioni che adesso sono state fatte siano assolutamente importanti, fondamentali, e che sono le posizioni di prospettiva. Ora, o si va nella direzione di fare accordi bilaterali, multilaterali, ma comunque di accordi
per poter far crescere questo pianeta come dovrebbe crescere, con sistemi ecocompatibili, ecosostenibili e nello stesso tempo con scambi commerciali e non solo, anche culturali, di sviluppo, eccetera, eccetera, i più equi possibili, oppure questo è un pianeta destinato a lasciare macerie per le prossime generazioni. Beh, insomma, in questi ultimi anni c'è stato qualche tentativo, l'incontrario, e cioè di spaccare, spacchettare, come si suol dire, la politica internazionale in America contro l'Europa, l'Europa che dovrebbe essere contro la Cina, l'America contro la Cina e via dicendo. Ne abbiamo avuto non solamente in termini di linea politica molto pesante, molto grave, di tentativi che provenivano dai nostri e tuttora amici americani e non solo, anche dalla Russia, di attacchi all'Europa per rendere l'Europa appunto sempre più misera nell'ambito dei poteri a livello internazionale. Ebbene, i risultati sono stati quelli appunto di contrasti, differenziazioni, antipatie, ma non solo, ma anche per esempio la messa in campo di dazi economici che, guarda caso, nel nostro paese hanno fatto dei disastri incredibili al Made in Italy. Queste cose gli amici che sono gli ex amici o amici di Trump, se glielo ricordi, beh, loro fanno finta di niente, no? Pensano che Trump sia stato grande lo stesso, al di là di cosa penso io rispetto alle questioni di democrazia, eccetera, eccetera, ma santa pazienza. Ma guardando solamente in campo nazionale, chi si sciacqua la bocca di dire prima gli italiani e poi non attacca e non contrasta una posizione di Trump che ci mette i dazi e mette a rovina molte aziende del Made in Italy, beh, insomma, anche qui bisognerebbe che questi qui si sturassero un po' le orecchie e anche si sciacquassero meglio un po' i pensieri che hanno rispetto a quello che accade. Quindi bene ha fatto a parlare di rapporti internazionali, perché poi questi diventano fondamentali per il futuro sviluppo non solo dei nostri paesi, ma anche del contesto internazionale. E su questo fronte dei nuovi rapporti mondiali e dello scenario che si sta verificando, un tema che la stampa italiana, soltanto devo dirlo, gli inserti economici dei quotidiani e Milano Finanza hanno toccato, con tutto il rispetto che noi abbiamo per i lavoratori della Whirlpool e tutte le grandi aziende che sono in crisi, ma è possibile che la stampa nazionale, pubblica e privata, non dica una parola sulla destrutturazione di quella che adesso viene definito dell'automotive italiana, e non solo, perché anche le fabbriche che producono alimenti, questo l'agroalimentare, è venduto all'estero. Ma partiamo da questa grande azienda che è stata destrutturata, che ha dato grandi utili agli azionisti e che, un'altra notizia sempre passata in cronaca, trentesima pagina, la vendita della fabbrica industriale dell'Iveco, i veicoli industriali, sempre di Exor Agnelli alla Cina. Ecco, presidente Rosario, sì. Trefiletti, perché allora, questo silenzio? Sì, questa problematica l'abbiamo anche affrontata qualche anno fa con magari maggiore vigore, ma con minori, diciamo così, successi. Perché dico questo? Perché riprendo le cose che sono state dette da lei, direttore, cioè questa destrutturazione un po' dell'industria italiana. Si è partito dalla petrolchimica, si è passati attraverso la farmaceutica, poi
Poi, visto i grandi successi del Made in Italy agroalimentare, molte multinazionali e non solo, si sono interessate e hanno acquisito marchi importanti nell'agroalimentare. Ebbene, mentre almeno qualche anno fa un po' più di denunce marcate si facevano, sembra che adesso si vada un po', diciamo così, in maniera più banale, più superficiale. Le denunce non sono molto forti come dovrebbero essere. Anche perché non si riesce a capire perché giustamente a volte si salvano grandi imprese italiane e si mettono fior di quattrini, fior di risorse per cercare di risanarle. Anzi, mi faccio aprire una parentesi, la chiudo subito. Non si capisce perché si mettano tante risorse, anche se io sono per il rilancio, ma non si riesce mai a risanare all'Italia, francamente non si riesce a capire per quale motivo. Perché Air France fa i guadagni che fa e le altre compagnie fanno i guadagni che fanno, noi siamo perennemente. Ma chiudo questa parentesi perché non vorrei che qualcuno pensasse che io sono per svendere anche all'Italia, anche perché probabilmente non ce la comprerebbe nessuno, la vorrebbero solo regalata. Detto questo, noi dobbiamo far di più e meglio. Innanzitutto non solo difendere alcuni, diciamo così, simboli, e non solo simboli, ma proprio strutture imprenditoriali molto importanti, che sono anche le caratteristiche del nostro paese. Io ricordo sulla farmaceutica eravamo molto forti, e invece adesso siamo ai margini, no? Soprattutto con tutte le questioni che ci sono sulla sperimentazione, i nuovi farmaci, non solo sulla pandemia e i virus, ma anche batteri, cancro, leucemie, eccetera, eccetera. Ecco, e noi dobbiamo riprendere in mano la questione anche della ricerca di base, della ricerca scientifica, non più adattarci all'1% di risorse da mettere in queste cose. E poi da ovviamente mantenere delle situazioni imprenditoriali importanti, perché servono al nostro paese, allo sviluppo appunto del nostro paese. Certamente si sta anche ragionando su nuovi settori, che sono quelli, i settori legati all'ecologia, all'ecoambiente, alle trasformazioni, diciamo così, sostenibili, ecosolidali e via dicendo, e in più quello della comunicazione. Ma anche qui, ma è mai possibile che noi parliamo tanto di queste cose e poi nella comunicazione siamo ancora agli ultimi posti in Europa per la trasmissione ad alta capacità e ad alta qualità, per esempio, non solo dei 5G, ma anche sulla fibra ottica? Ma santa pazienza, siamo gli ultimi ad avere a fare investimenti sulla fibra ottica, che anche lì è il futuro per aumentare la produttività del nostro sistema imprenditivo e nello stesso tempo il, ormai si sa dove si va a parare, il lavoro in remoto, eccetera, eccetera. Ecco, quindi bisognerebbe che nel recovery plan ci sia già una impostazione molto chiara e precisa, si mettano molte risorse e soprattutto d'ora in avanti si difendano anche i presidi importanti che servono al nostro sviluppo economico. Quindi un impegno per la creazione in chiave moderna di una azienda italiana che riporti il nostro paese a non essere solo un trasformatore esportatore, ma ad essere un punto di aggregazione per l'Europa e per il mondo con le sue eccellenze? Proprio così, ha detto proprio chiaramente. E guardate, io non mi scandalizzo neanche, pur essendo stato sempre all'interno di una logica
della competizione, della competitività e via dicendo, non quella sfrenata, senza regole, senza verifiche, senza controlli, ma di una sana e seria e trasparente competizione. Io voglio dire, ormai ho raggiunto questa consapevolezza che anche qui non bisogna più, mentre prima magari si criminalizzava troppo il privato, adesso si è arrivato a criminalizzare il pubblico comunque e dovunque. Io sono anche perché nel nostro paese ci sia una struttura pubblica importante nei, diciamo così, nei settori che sono i settori di traino. Il ruolo che una volta era dell'IRI e delle partecipazioni statali ormai superato, ma la, per esempio la Cassa Depositi e Prestiti può diventare un luogo importante dove le nuove strategie vengano supportate da risorse importanti. Già lo si fa in alcune situazioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ma non bisogna scandalizzarsi perché ho già sentito qualcuno dire: ah, qui si vuole statalizzare, qui si vuole rendere di nuovo tutto pubblico. Ebbene sì, se c'è la necessità, si faccia così. Chiudo facendo un'affermazione. Guardate che negli Stati Uniti, che sono la culla del liberalismo e non solo, anche del liberismo per la verità, quello deleterio, ebbene, molte aziende si sono sviluppate perché c'è stato l'intervento pubblico con fior di quattrini messi in campo. E allora scandalizziamoci di meno e operiamo di più in quella direzione. E allora entriamo in quel tema che è il capitalismo e il web, un tema che deve essere affrontato in maniera completa e complessiva proprio per le questioni che il presidente Rosario Trefiletti ha testé annunciato e detto, anche perché ricordiamo che quando si parla dell'America, io non voglio riprendere il presidente Trefiletti, io direi più gli Stati Uniti, ormai sono 200 anni che applicano la dottrina Monroe, e quando si parlava di democrazia in quel tempo, molti anche dei direttori dei telegiornali della RAI, io sono nato con la democrazia americana, io ricordo della democrazia americana il milione di morti in Indonesia, il golpe in Cile, l'attacco all'Afghanistan e altre cose, colonnelli greci, argentini e brasiliani. E il Vietnam. Vietnam, Honduras, Nicaragua, quindi voglio dire, questo è un paese che ha sempre cercato di esportare quella sua democrazia per interessi economici, ma molta democrazia non ha creato, e lo vediamo oggi perché dopo questa riflessione su capitalismo e web andremo a toccare quel tema caro al presidente Rosario Trefiletti e a non solo mille i 100 anni della nostra storia, una sorpresa, ma capitalismo e web e questa illusione di esportare la democrazia a tutti i costi. No, la democrazia la si deve sempre comunque non solo costruire, ma anche difendere in ogni luogo e laddove ci siano delle, diciamo così, delle storture nella struttura del istituzionale dei vari paesi, beh, noi dobbiamo, sempre nel ragionamento anche che facevamo prima, nei rapporti tra stati che non siano solo bilaterali, ma anche, e devono essere sempre di più, multilaterali, beh, è chiaro ed evidente che il nostro intervento deve essere quello di supportare l'idea di una democrazia a campo molto vasto, a raggio vasto, insomma una democrazia che deve coinvolgere assolutamente tutti i paesi e batterci, perché purtroppo ancora adesso sentiamo in vari paesi, anche europei, magari non dell'Europa centrale o dell'Europa occidentale, ma nell'Europa, sto parlando dell'Europa
geografica, non sto parlando certo. dell'Europa politica, magari vediamo ancora che ci sono delle situazioni francamente da superare. E non solo in Europa, ci sono luoghi in cui la democrazia è ancora oscurata, ma noi dobbiamo avere sempre il vessillo della democrazia come bandiera, come punto cardinale delle nostre azioni e della nostra attività, sempre e comunque. Ed allora, Presidente Rosario Trefiletti, Presidente del Centro Consumatori Italia, trefiletti@indagini3.it, 1921-2021, 100 anni della nostra storia. E prima di darle la parola ricordiamo due personaggi che ci hanno lasciati in questi giorni, uno il senatore Emanuele Macaluso e l'altra la più grande amica naturalmente per storie e vicende a Telambiente della partigiana Miriam Pellegrini Ferri, che ci ha lasciato a 96 anni, che è stata una donna instancabile, sostenitrice fino all'ultimo dei diritti dell'uomo e del popolo, un'amica, una compagna che da sempre ha fatto parte della grande famiglia di Telambiente. Telambiente la ricorderà con uno speciale del suo famoso e mai dimenticato programma Il Gamadì, quello del gruppo Atei Materialisti Dialettici, con quella grande musica di Tchaikovsky. Una riflessione sul Emanuele Macaluso e poi una riflessione del presidente Rosario Trefiletti sui 100 anni della nostra storia, che sono stati anni interessanti. E qui ricordo sempre quell'immagine bistrattata da molti quando Enrico Berlinguer andò ai cancelli della Fiat, ma quelli erano il tempo che Cuccia, Parce Sepulto e Romiti, che subì il diktat di Cuccia, destrutturarono già allora la fabbrica Fiat, che pensavano che doveva diventare un'azienda per produrre utili e non automobili. Mal ne incorse allora al bel paese, lo paghiamo oggi, perché 40 anni, 50 anni fa la Volkswagen era sull'orlo della bancarotta, oggi è diventato leader mondiale, la Fiat era una grande azienda di automobili e adesso invece non c'è più, è diventata preda dei francesi con Stellantis. Emanuele Macaluso. Ma Emanuele Macaluso, io mi abbeveravo, non ho vergogna a dirlo, rispetto alle considerazioni, alle analisi e anche alle proposte che lui ha sempre fatto, combattendo anche all'interno del Partito Comunista. Non dimentichiamo che vigeva il centralismo democratico, si poteva dire di tutto all'interno per poi prendere delle decisioni unanimi, per così dire. Beh, lui poi questa sua voglia di approfondimento, discussione, confronto, l'ha sempre portata dappertutto, con pacatezza, cosa che per esempio io non sono mai stato capace. Lui era di una bravura, come faceva, pacatamente, senza alterarsi, dire le cose e farsi comprendere. E io l'ho sempre invidiato, non solo per queste sue capacità di merito, ma anche per le sue capacità di metodo, come si confrontava con amici, avversari, per la verità più che avversari, di idee diverse. Ecco, questo era lo spirito di Macaluso. Era, ricordo anche che fu lui al centro di molte polemiche, perché era collocato all'interno del Partito Comunista nella cosiddetta non frazione, non esiste frazione, ma nel pensiero migliorista, allora guidato da Napolitano, da ricordo Cervetti, per la verità Cervetti. Insomma, Macaluso era un grande di una grande struttura politica che ha dato tanto al nostro paese, che ha dato tanto.
perché il Partito Comunista Italiano non aveva certamente l'idea di fare la cosiddetta rivoluzione sanguinolenta per prendere il potere. No, ha sempre difeso, sempre e comunque, la democrazia, il confronto, l'ha preso le distanze, forse un po' in ritardo sui fatti di Ungheria, mentre invece prese le distanze bene per quanto riguarda alcune questioni che non funzionavano in tema di democrazia, allora c'era l'Unione Sovietica e via dicendo. Poi faccio outing, direttore, certo. Ma che poi è un outing, insomma, che non fa scandalo, anzi, io sono stato iscritto almeno da 50 anni al Partito Comunista Italiano. Mi iscrissi negli anni 70 sull'onda del grande movimento studentesco, ero all'università, oltre che lavorare in raffineria, come prima ho detto, come capo impianto di impianti di raffinazione, ero iscritto all'università di biologia, di scienze biologiche, lì fui coinvolto nel 68 e poi da lì, e poi ecco perché poi sì. Entrai anche nel sindacato e via dicendo. Quindi io sono stato iscritto sempre e comunque a un partito politico. Qualcuno dice, ma Rosario, per l'attività che tu compi dovresti meno parlare o comunque farti collocare, farti inquadrare in un partito. No, non c'è problema, perché anzi il Partito Comunista mi ha insegnato ad essere invece studioso. Studioso, questa era la regola fondamentale. La parola d'ordine era: il padrone sa mille parole più di te, quindi studia se vuoi fare attività per gli obiettivi che ti poni, gli obiettivi di solidarietà, gli obiettivi di portare avanti i diritti della gente che sta peggio di te e via dicendo. Quindi per me è stata una grandissima scuola anche di democrazia. Poi non dimentico. No, e come faccio a dimenticarlo? Che fu il Partito Comunista, diciamo così, il più grande oppositore al terrorismo nel nostro paese. Un giorno, se mi inviterete, racconterò oggi, non è forse, anzi non è il caso oggi, di come anch'io vissi quella storia del terrorismo, delle Brigate Rosse. Io allora ero un giovane anche funzionario quando lasciai la raffineria, giovane funzionario dei chimici insieme a Sergio Cofferati e dei chimici a Milano. Ebbene, fui coinvolto anch'io in interventi contro di me da parte delle Brigate Rosse. Non ne ho quasi mai parlato con nessuno. Un giorno, se il direttore vecchio vorrà sapere, ma interessa ben pochi. No, ma la facciamo questa riflessione perché ricordiamo. Però voglio finire dicendo che una grande cosa che mi colpì duramente è a causa di una modifica profonda delle linee, perché poi attraversai tutto il percorso, PC, PDS, DS, Partito Democratico. Poi non mi iscrissi per 2 anni al Partito Democratico, anche questa è una sorta di, diciamo, di confessione, Dio, interessa a ben pochi, però voglio dire, per 2 anni la gestione Renzi per me fu deleteria al massimo, tant'è vero che decisi di uscirne, e per me fu un duro colpo, perché io non sono tra quelli che dice i partiti sono superati, no, i partiti sono importanti come aggregatori di idee e di proposte, quindi uscì 2 anni con grande rammarico. E per la verità ci ritornai quando le cose ritornarono al loro posto. E quindi tuttora sono iscritto al partito, ma non mi condiziona più di tanto, se non le questioni importanti, che sono i valori, la democrazia, le persone che stanno peggio di te, la grande solidarietà e poi infine anche quella di studiare. Perché, e chiudo, direttore, lo so di averla fatta lunga parlando di me stesso,
Io non sopporto più, quando ancora ho l'onore di essere stato, di essere invitato in varie trasmissioni, in vari talk show, vedere che c'è un'ignoranza da parte di chi ha responsabilità istituzionali, è in Parlamento, è in Senato, e a volte anche cariche ministeriali di sottosegretariato, non studia più nessuno, oppure è una cosa assolutamente rara. Insomma, voglio che si studi, e i partiti a cui io sono stato iscritto, sempre e comunque, mi hanno detto che, e continuo a sostenerlo, che lo studio è cosa fondamentale se si vuole fare attività per gli altri, non per se stessi. Presidente Rogerio Trefiletti, ricordiamo a chi ha la mente corta che in questi giorni accadde l'assassinio di Guido Rossa, che noi commentammo con il grande Beppe Ferrara, proprio con quel suo grande film su Guido Rossa, dove lì iniziò, diciamo, la disfatta delle Brigate Rosse. Ma ricordiamo sempre in quei 100 anni quella figura di Berlinguer davanti ai cancelli della Fiat. Cosa ci manca oggi? Beh, innanzitutto ci manca Berlinguer. Ci manca Berlinguer perché io non ho mai visto, non solo da parte mia, ma da parte di tanti, tanti, ancora tanti, tante persone, tanti uomini, donne, uomini, amare così tanto un uomo, amare questo personaggio. E guardate che non è che fossero sempre tutti d'accordo, per esempio sul compromesso storico, oppure sull'alternativa di sinistra, che poi fu anche la grande diatriba tra i socialisti, i comunisti allora, perché il compromesso storico per molti socialisti, non so se giustamente o meno, forse più giustamente che meno, era una cosa che tendeva a mettere un po' ai margini i socialisti, facendo il grande accordo con la Democrazia Cristiana, mentre invece la logica era anche un po' diversa. Era... Comunque, al di là, era un uomo francamente molto amato. Aveva, questo lo posso dire, anche se dovrebbe essere sbagliato come in linea di principio, un carisma eccezionale. Per certi versi, anche superiore a quello di Luciano Lama. Ed è tutto dire, perché Luciano Lama aveva un carisma micidiale, una personalità micidiale. Enrico Berlinguer, a mio avviso, lo superò anche in questo. Non anche in questo, in questo, in questo, nel carisma. Era una persona che anche lì, come ho detto per Macaluso, me la faccia ripetere la cosa, lo invidiavo infinitamente, perché parlava pianissimo, a volte anche con impeto, però sempre con la voce mai disturbante, come faccio io, che disturbo, alzo il tono, sono a volte anche troppo litigioso, che altro. Ecco, Berlinguer come faceva con calma, con tranquillità, le sue elucubrazioni e poi le sue proposte, i suoi approfondimenti, era una cosa che dicevo, ma santa pazienza, ma quello veramente è un personaggio al di fuori della normalità. Ecco, io stesso puntavo molto a questa cosa. E quindi il mio ricordo, l'ho anche conosciuto personalmente, questo mi fa molto piacere dirlo, fu a una stazione, a Santa Maria Novella. Mi ricordo, ero allora responsabile nazionale dei vetrai, dei lavoratori vetrai, 99% comunisti, e invitarono a una discussione, perché c'erano dei grandi problemi di ristrutturazione delle fabbriche del vetro, con licenziamenti, cassa integrazione o che altro, lo invitarono a una riunione che si fece in un salone a Santa Maria Novella, Firenze. Mi invitarono in quanto responsabile nazionale dei lavoratori del vetro, e io lì ebbi il grande onore di conoscere, che poi lo rividi, incontrare e conoscere molto bene Enrico Berlinguer personalmente. Beh,
insomma, non dico che mi commossi anche un po', ma sì, lo diciamo perché è vero. E allora chiudiamo, perché 1921-2021, 100 anni della nostra storia, il presidente Rosario Trefiletti ricorda quella tragica chiusura delle Frattocchie e ricorda anche quando i lavoratori leggevano l'editoriale di Togliatti sull'Unità per documentarsi. E da allora, da quei 100 anni di storia, oggi noi siamo qui nel tempo del ricordo del giorno della memoria, e il mite Cazzullo, anche lui ha avuto un sussulto quando qualcuno pensa che Silvio Berlusconi pensa, o qualcuno lo suborna che pensa di farlo diventare Presidente della Repubblica, lui che è stato fratello P2 1816, l'epopea piduista di Silvio Berlusconi, quando un comune di Adro rifiuta, dice di no alla cittadinanza, alla senatrice Liliana Segre, quando mi auguro che al prossimo voto di fiducia i Nobel Rubbia e Piano, che ci hanno detto sono pieni di impegni, abbiano almeno il pudore di andare a votare, perché i loro impegni li possono spostare, e presentarsi al Senato per votare per un voto per la democrazia, come ha fatto Carlo Ricchini con questo bel libro L'avrai camerata almirante, la via che pretendi da noi italiani, quando pubblicarono l'editto, il manifesto firmato da Almirante, che condannava a morte i giovani che andavano a fare la guerra partigiana di liberazione. Questo ci manca dei 100 anni, presidente Rosario Trefiletti. Sì, posso aggiungere una cosa alla bella questione che ha posto sull'Unità, che era il giornale dove ci si abbeverava, ecco, diciamola così. Ma al di là dell'editoriale, io ricordo che quelli che compravano l'Unità avevano da un lato l'editoriale, ma non potevano non leggere, anzi, forse leggevano per primo, ed era la rubrica di Forte Braccio, Mario Melloni, io me lo ricordo, era come riusciva lui a fare politica in 5-10 righe, era una cosa francamente inarrivabile. Ecco, questa era la questione che appunto ricordo anche sul giornale, ma questa discussione dobbiamo farla quando mi inviterà ancora, direttore. Adesso non abbiamo tempo, perché sennò comincerei a parlare di tante questioni e purtroppo non abbiamo il tempo per poterle approfondire. Teleambiente ringrazia il dottor Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia. Vi ha detto leggetevi, documentate, e noi in chiusura vi abbiamo posto tre riflessioni: no a un piduista presidente della Repubblica, no a quelli di Adro, ai leghisti che dicono no alla cittadinanza a Liliana Segre, e ricordate sempre questo bel libro di Carlo Ricchini, L'avrai camerata almirante, la via che pretendi da noi italiani, per dimostrare che la lotta c'è sempre, bisogna farla in maniera democratica, certo, ma non dobbiamo scordare il passato. Il saluto finale, Presidente. Condivido tutto quello che è stato detto, e naturalmente io credo che bisogna stare molto attenti in una fase come questa, non solamente per tutte le questioni di cui abbiamo parlato, pandemia, economia che non va, eccetera, eccetera, ma c'è un problema anche di fare in modo che non siano vincenti, e purtroppo l'abbiamo scampata bella, per così dire, negli Stati Uniti con Trump, ma purtroppo se vengono ancora avanti le idee razziste, le idee della contrapposizione, le idee noi siamo i più belli di tutti e via dicendo, beh, la cosa non si mette bene. Quindi ognuno di noi, al di là delle proprie
posizioni, che siano comunisti, socialisti, repubblicani, cattolici, democratici, cattolici in termini generali, liberali e via dicendo, però insomma che ci sia la parola d'ordine no al fascismo, no al razzismo, sempre e comunque. Grazie al dottor Rosario Trefiletti. Linea alla regia, rimanete con noi, prossimamente sarà qui per affrontare i temi visti da un'altra visione, sperando che sia tutto risolto in maniera positiva per il bel paese. Linea alla regia, rimanete con noi.